Ciao amici e benvenuti da DJ Mister Quindi. Fermi, dopo 10 giorni di utilizzo, la intro a seguire è stata registrata proprio in questo periodo, è sorto un problema e il mio giudizio è completamente cambiato, ma andiamo a scoprire perché. Voglio rispondere proprio con questo a un utente che mi scriveva: come mai tutti i prodotti che porti sul tuo canale sono consigliati? Perché ovviamente non sei al di qua della videocamera, e ti dico che io stesso a istinto acquisto prodotti e prendo delle cantonate che poi non porterò mai sul canale. Ma andiamo a parlare del prodotto di oggi. Questo l'ho preso veramente per l'aspetto estetico, cioè poco in rete, poche recensioni, davvero superficiali, quindi non avevo nessuna aspettativa a livello musicale. E allora, dopo qualche giorno, più di qualche giorno di test, vi dico subito che sul lato del design è rimasta una certezza. Sul lato sonoro invece lo andiamo a scoprire, come sempre, nella nostra video recensione. Partiamo come sempre dalla confezione, una dotazione standard fatta da un cavo USB micro USB, un cavo pin jack e dai manuali di istruzioni minimali, però c'è anche la lingua italiana. Dimensioni non importanti, calcolando che siamo sui 20 cm di lunghezza per un'altezza di 12 cm per uno spessore soltanto di 4 cm. Quello che si fa sentire è il peso, che supera abbondantemente i 600 grammi, ma c'è un dato di fatto: integra una batteria, o meglio due pile di batterie da ben 2200 mAh per un totale di 4400 mAh, e l'autonomia la vedremo tra poco. Il problema non è di certo sul lato dei materiali. Questa scocca che ricopre completamente lo speaker, leggermente metallizzata, molto gradevole al tatto e anche alla vista. Qualche perplessità in più invece sulle parti lucide in plastica, buoni due piedini gommati che riescono a rendere stabile durante la riproduzione musicale. Ma il lato estetico più esaltante di questo speaker è questo piccolo inserto in legno, o meglio finto legno, sulla parte superiore. Non potevo toccare due aspetti positivissimi di questo speaker. Il Bluetooth, seppur di tipo 4.0, è davvero molto veloce all'aggancio, e la portata si è spinta anche in campo aperto oltre i 10 metri. Ma soprattutto il punto forte di questo Denver è l'autonomia. Io sinceramente ci ho fatto quasi 13-14 ore con riproduzione a volumi elevati. Appurato che per caratteristiche questo speaker non è votato alla trasportabilità, seppure le due dimensioni lo permettono tranquillamente, andiamo a parlare di funzioni integrate. Sono non tantissime, infatti c'è il collegamento al Bluetooth e l'ingresso aux per collegarla via filo. Parlando di comodità invece dei tasti, che sono in una plastica lucida, sì, sono piccoli però si cliccano molto agevolmente, e l'unico tasto di accensione e spegnimento è invece in metallo. Per quanto riguarda LED integrati, ci indicano diverse operazioni che il dispositivo va a riprodurre. È molto comodo il LED di stato in vari step per andarci proprio a ricordare quanta batteria residua abbiamo all'interno. Intelligente la modalità di dividere i tasti del volume da quelli per andare avanti e indietro, e quindi non avere quella solita doppia funzione che non amo particolarmente. C'è la modalità di play e pausa, il tasto M che ci permette di cambiare fonte di riproduzione. Gli ingressi sono alloggiati sul lato dello speaker, sono disegnati su questa scocca in alluminio.
c'è il micro USB per ricaricare la batteria. Vi dico subito che l'ho fatto sempre con la USB del mio PC e ci ha messo diverse ore, quasi 4 ore per ricaricarla completamente. Non ho voluto rischiare con il caricabatterie del mio smartphone. C'è l'ingresso AUX e una USB che purtroppo permette soltanto di ricaricare un dispositivo esterno, quindi nessuna lettura di chiavette o hard disk. Poco più sopra, sulle due estremità laterali, abbiamo gli incavi che ci permettono di andare a collocare questa cinta in cuoio. Non è particolarmente comoda perché, secondo il mio punto di vista, è poco rigida, quindi molto flessibile, però in compenso ha un aggancio molto saldo grazie proprio alle viti in acciaio. Tocchiamo adesso il lato dei driver interni e qui si è presentato un problema e mi ha fatto scoprire ulteriori caratteristiche proprio di questo aspetto. Infatti ho dovuto aprire lo speaker perché questa cassa a regimi elevati sentivo come una vibrazione metallica. Ho smontato completamente lo speaker. All'interno ho scoperto che oltre i due driver full range, quindi collocati su ogni lato dello speaker da 5 watt, affiancati ci sono due woofer passivi di dimensioni importanti che vanno proprio ad enfatizzare la parte dei bassi. Ho risolto con un biadesivo interno che ha dato un po' di spessore e quindi ha evitato quasi totalmente questa vibrazione. Va detto che potrebbe non essere percepito o comunque presentarsi, anche se a me è uscito circa dopo 7-8 giorni di utilizzo, era pronta la video recensione e quindi potrebbe non presentarsi in altri dispositivi che andrete ad acquistare della Denver. Ma adesso però ci andiamo a vedere un confronto che ho voluto fare con uno speaker simile, quasi stesso prezzo, stesso brano musicale, stesso posto, stesso volume, e poi torniamo per le conclusioni. Allora giungiamo alle conclusioni. Che dire di questo Denver? Non vi nascondo che nei primi 7-8 giorni prima che si ponesse, palesasse questo problema, sicuramente avrebbe preso un voto altissimo, un volume esagerato per i 10 watt. Stentavo, ho riletto, cercato ancora altre informazioni perché mi sembrava veramente un volume e una qualità del dettaglio nettamente superiore ai 10 watt dichiarati. I bassi, soprattutto se andavo a collocarlo vicino a una parete, si enfatizzavano ulteriormente, c'era veramente una grande spazialità e dettaglio. Poi si è palesato però proprio questo problema dopo circa 7-8 giorni di utilizzo e per un perfezionista come me sinceramente non ho potuto fare a meno di andarlo ad aprire e scoprire perché c'era questa vibrazione, questo tintinnio a volumi elevati che risultava veramente molto fastidioso.
Beh, ho risolto in parte, ancora qualcosa si percepisce, togliendo per assurdo questo involucro in alluminio. Certo, lo speaker diventa inguardabile, però non ho nessun minimo problema, quindi nessuna vibrazione dei driver interni, nessuna distorsione. Il problema è dato proprio da questa scocca, o meglio proprio dalla parte che si va ad unire con l'altra. Purtroppo è un problema, ripeto, che non si potrebbe presentare a un dispositivo ulteriore. Non ho fatto la sostituzione, mi sono tenuto questo, insomma, per tanti vari motivi, però per questo aspetto qualche punteggio lo perde sicuramente. Invece sono entusiasta per la batteria, veramente performante, ci permette di portarcelo dietro una giornata, se lo utilizziamo a casa di poterlo utilizzare 2-3 ore al giorno, quindi per ascolti musicali anche di un certo prestigio quale musica classica. Però preventivate che dovete forse aprirlo e andarlo un po' a sistemare proprio nella parte dove c'è questa vibrazione. Io non mi allungo ulteriormente, il confronto l'avete visto con un altro dispositivo che costa meno, che mi aveva dato grandi prestazioni, e quindi la percezione del confronto la lascio a voi. A me non resta che ringraziarvi per avermi seguito, spero di esservi stato utile. Vi ricordo come sempre qui sotto trovate tutti i link per l'acquisto sia di questo Denver che dell'Ama, tutti i miei link social. Come sempre vi ripeto, seguitemi su Instagram dove posto tutte le novità che mi arrivano in test, lasciate un like, ovviamente iscrivetevi al canale e, come ripeto in ogni video, condividete questa recensione, perché non solo voi ma qualche amico sta cercando un dispositivo del genere. DJ Mister Quindi vi dà appuntamento sotto il sole. Alla prossima video recensione.